Buonasera, eccoci di nuovo insieme. Allora, io oggi non ve l'ho detto quando ho fatto il video dei dolcetti, che avevo messo a lievitare a lunga lievitazione la pasta per la pizza e non volevo fare un altro video. Poi ci ho ripensato e ho detto: ma sì, facciamo il video della pizza, visto che un'iscritta me l'aveva chiesto tempo fa di fare la pizza. E così io ora vi faccio vedere la pizza che ho lievitato da stamattina presto. Eccola qua. Io ho fatto 500, l'ho fatta piccola perché per due persone. Ho fatto 500 grammi di farina e 3 grammi di lievito di birra. Poi ho messo un cucchiaino di sale, un cucchiaio d'olio e ho messo un bicchiere d'acqua fino a vedere la giusta quantità di acqua mi serviva. E poi ho messo un cucchiaino di zucchero e ho impastato e l'ho coperta con un canovaccio umido e lasciato in un posto caldo a lievitare. Poi ogni 2 ore prendevo la pasta, rimuovevo, la lievitavo e l'ho rimessa di nuovo coperta con un canovaccio e così via ogni 2 ore fino a poco fa. Poi dopo l'ho stesa qui in teglia, ho spennellato la teglia con dell'olio Evo, l'ho ben allargata. Io questa pizza ne farò metà formaggi e salsicce, l'altra metà lo farò con farò una base di pomodoro perché a me piace con base pomodoro non bianca, e l'altra metà la farò con pomodorini e mozzarella e oregano e olio, sale e pepe. Allora io vado ad iniziare mettendo il pomodoro, prendo un cucchiaio. Allora, vi faccio vedere gli ingredienti. E qui ho sbriciolato una salsiccia e poi ho messo i 4 formaggi, di cui c'è del pecorino sardo, cioè scusate, questo è del pecorino romano, questo è pecorino sardo, formaggio quartirolo, e poi qui sotto c'è il gorgonzola. Non si vede, eccolo qua, il gorgonzola, eccolo. Poi qui ho una mozzarella che l'ho fatta mescolare, dopo l'ho tutta tagliata fina fina. Ho dell'oregano, pomodoro, sale, pepe, olio extravergine d'olio quanto basta e dei pomodorini. Questi sono 6 pomodorini che ho tagliato a metà. Allora, io vado a fare ora la base di pomodoro. La mozzarella non la metterò adesso, no, la metterò dopo, a metà cottura della pizza, la tolgo dal forno e vado a mettere la mozzarella. A me piace fina la pizza, non piace alta. La base, poi
la condisco con sale, pepe, origano, poi la metto in forno, dopo la tiro fuori dopo 10 minuti e vado a mettere il resto dei condimenti, il formaggio, la salsiccia e la mozzarella e i pomodori. Ora metto il pepe. Poco e non molto, metto il sale, faccio semplice stasera, altrimenti altre volte lo faccio con diversi ingredienti, lo faccio con peperoni, con gust e patate. Ora ci vado a mettere un po' di origano. Origano lo metto solo alla parte dove io metto i pomodorini, l'altra metà no. Diciamo che passa la marinara, facciamo la metà. Ecco qui, quest'altra metà. La lascio dopo per il formaggio salsiccia. Mettiamo un po' d'olio sopra. Poi ho acceso il forno al massimo a 250. Ora la vado ad infornare per 10 minuti, il tempo che si cuoce un po' la pasta e il pomodoro. Poi mettere il resto degli ingredienti. Ci vediamo tra un po'. Allora, io ho fatto fare leggermente per fermare un po' il pomodoro. Ora vado a mettere qui la salsiccia, così si cuoce. E poi la rimetto in forno per far cuocere la salsiccia. I formaggi proprio in ultimo, qua. Ora lo metto in forno, faccio cuocere la salsiccia. E dopo mettiamo i formaggi con i pomodorini in ultimo proprio. Allora, la salsiccia si è semicotta, non cotta del tutto. Io a questo punto vado a mettere i formaggi. La gorgonzola, qua che ho messo tutti i formaggi. Poi metto un po' di mozzarella. E la metto in tutta la pizza.
metto i pomodorini. Vado a mettere un po' di olio sopra e la rimetto in forno fino a che si è sciolto il formaggio e la mozzarella. E rimane in forno. Allora, io la pizza l'ho tirata fuori dal forno, è cotta. I formaggi sono tutti ben sciolti. Ora scotta molto bollente perché è tirata fuori in questo momento. Provo a tagliarne uno spicchio. Vediamo perché di solito io la faccio fermare un pochino e dopo la taglio. Questa è troppo bollente, vediamo se si riesce fare una porzione. Mozzarella fila. Tagliata. Ancora è molto calda, eh? Si dovrebbe aspettare un pochino, un attimino. Eccola qua, la pizza è fatta, pronta, questo è l'impiattamento, ora vado a tagliare un pezzo con i pomodorini. Molto bollente. Allora, ecco qua, questa è la metà con i pomodorini, mozzarella e oregano e questa è l'altra metà con salsiccia e quattro formaggi. Io per stasera ho veramente terminato. Ecco a voi, la richiesta di una mia iscritta è stata esaudita, sono stata di parola e con questo vi dico buona serata e buona cena a tutte. Ciao, alla prossima!